siete la prima e terza, c'è il secondo. Circa 90 miliardi di project financing sul mio tavolo di progetti, vuol dire strade, costruzioni varie, strade nuove, eccetera, eccetera. Di questi 90 miliardi di project financing è un'analisi di costi-benefici, un'analisi di sostenibilità economico-finanziaria che farebbe qualsiasi impresa, hanno resistito circa il 5%. Analisi terza, io sono un ricercatore universitario, di mestiere, ho sempre fatto questo, io sono innamorato dei dati, quindi ho dato in mano degli esperti di traffico, degli esperti di simulazione, e ho detto, stanno in piedi queste robe, sta in piedi un'autostrada che in 4 anni deve aumentare i pedaggi del 50%, non mi riferisco a voi. Sta in piedi questa roba? No, perché un'autostrada che è una tangenziale che viene pagata, che ha aumenti i pedaggi ogni anno del 10%, dopo 4 anni la gente non lo usa più, userà la strada normale, è ovvio, no? Sta in piedi il fatto che tu chiedi allo Stato di fare un'opera da 4 miliardi di euro e dici, e scrivi con sangue nei contratti con CIPE che quest'opera non potrà mai essere superiore a 4 miliardi di euro, il contributo dello Stato non potrà mai essere superiore a 2 miliardi di euro e dopo 6 mesi ti vengono a chiedere altri 500 milioni, ma quale film? Ma cosa siamo? Auguri. Ma siamo lo Stato dei Balocchi, quindi io ho preso e buttato fuori dal porto tutta questa roba. Perché io pretendo che i vostri soldi di un privato che investe in una professione culturale, pretendo che lui faccia di tutto perché i vostri soldi rendano, perché voi rischiate il posto, ma non voglio nemmeno che i soldi dello Stato siano visti come un banco, perché io non sono un banco, ma di imprenditori che non sono un banco. Quindi noi abbiamo approcciato le cose così, chi fa l'imprenditore seriamente, chi presenta flussi di traffico, chi presenta analisi serie dei dati, costi di esecuzione delle opere di un certo tipo, ha avuto un via libera. Chi non è riuscito a presentare queste cose e chiede variazioni delle misure contrattuali deve discutere molto, questo è il punto. E contestualmente dico un'altra cosa, cioè che noi abbiamo bisogno non solo di fare grandi opere, ci si è innamorati molto del gigantismo in questo paese, lo dico perché abbiamo appena terminato il bilaterale con il presidente Macron, no? C'è stata una grande agitazione in Italia perché i francesi hanno detto una cosa che io ho detto nel 2015, che per fortuna è passata sotto silenzio, abbastanza grande, così me ne sono evitate, cioè che le grandi opere vanno anche riviste perché soffrono di over design a volte, cioè a volte tu quando vedi che sono 50 km di tunnel in una strada, io sto pensando che chi l'ha progettato è uno che fa i tunnel. Sarò malizioso. Allora dico no, quei 50 km di tunnel in Val di Susa, magari che ci costerebbero 4 miliardi, magari possiamo utilizzare la linea storica con le nuove tecnologie, alla stessa capacità di carico, la potenziamo leggermente ed evitiamo di distruggere la valle con 50 km di tunnel. Risparmiamo 3 miliardi e revisioniamo le spese. I francesi hanno visto quello che abbiamo fatto noi, stanno facendo la stessa cosa, cioè stanno facendo una revisione dei progetti. Quindi bisogna avere anche il coraggio di fare le opere sobrie, cioè nella maniera più veloce e più utile possibile. Meglio fare una cosa un po' più sobria in 3 anni, e qui mi riferisco anche alla Corona, che fare una cosa molto grande in 30. Fidatevi. Anche al presidente Giampieri, poi possiamo anche parlare di moli, di cantieri, di procedure. Io pongo il tema, sono permesso di fare così, questo è flash del film di Walt Disney di Zootropolis, un brano. Il tema della sincronia fra le amministrazioni che devono governare il passaggio delle carte, perché poi di questo parliamo. Progetto, consiglio superiore, revisione, delibera, ritorno, bando, rimborso, bla bla bla. E questo è il tema delle sincronie. Chi comincia, ministro o presidente, a astenersi bravi, possibilmente, perché abbiamo bisogno di. No, io sono rappresentante.
Perché tutti sono affari tuoi. Lui rappresenta lo Stato. Sì. Allora, Presidente Giampieri, sono affari tuoi. Sì, no, io rispondo dicendo che nel clima e nel concetto di sistema che cambia tutto in tutti i punti di vista, e non sono più repubbliche autonome le amministrazioni, ma sono sistema che hanno tutti l'obiettivo comune da raggiungere il più velocemente possibile e un senso di responsabilità che è, direi anche etico, quello di trovare le vie migliori, regolari naturalmente, perché nessuno viene in mente di fare delle cose fuori dalla regolarità, ma le vie migliori e facilitatori per arrivare all'obiettivo. Ecco, quando riusciremo ad avere questa compattezza e questa responsabilità etica nel dire c'è bisogno di fare queste cose, lavoriamo per superare tutti i problemi, allora noi diremo che l'Italia sta cambiando veramente. Sì, ma ancora stiamo cambiando o stiamo cambiando? Beh, ancora sì, stiamo cambiando con forza, c'è una sintonia forte con l'amministrazione comunale, con la Regione Marche, c'è una voglia di mettersi in gioco tutti, c'è una voglia di ridiscutere situazioni e posizioni di privilegio che oggi non esistono più, perché domani mattina il mercato ci gira le spalle e se ne va. Questo è il tema fondamentale, se non siamo efficienti, se non siamo rapidi. Senti, ma e questo credo che l'assessore Simonella conosce molto bene tutta questa storia, proprio anche dal punto di vista suo professionale e con la quale ci confrontiamo continuamente proprio su questi. Tuo cuore di stamattina, tu ti sei alzato, la firma dell'accordo di programma. Ho detto, porca miseria, ci riusciamo. Ho dato un messaggio a Ivano Russo, gli ho detto, Ivano, stavolta è la volta buona e ci siamo riusciti, questo è bellissimo. 17.56. L'altra questione